Buonasera amici, in Italia è proprio impossibile prendere sul serio qualunque cosa, anche lo stesso declino del paese. Ci siamo incamminati, pare, sulla via del socialismo, ma non quello reale, quello surreale. Guardiamo le notizie di questi giorni. Dal punto di vista economico, la manovra finanziaria si annuncia come un'orgia di tasse più o meno nascoste. Potrebbero tassare la casa, il che significa colpire indiscriminatamente tutti, visto che gli italiani appena possono si investono i loro risparmi nell'acquisto della prima casa. Ci sarà un aumento dell'IVA mascherato da tassa sul contante o da sgravi fiscali o sconti fiscali sugli acquisti con la carta di credito, l'ha spiegato Nicola Porro proprio su questo sito. Non ci sono, o almeno non sono dell'entità prevista, i necessari tagli fiscali sempre inerenti al mondo del lavoro. Insomma, è una manovra che si annuncia poco soddisfacente per chi ha idee liberali. In ogni caso, non è questo solo che ci spinge a parlare di socialismo surreale. Prendiamo la questione dell'ambientalismo. Premesso che io sono un ambientalista, l'ambientalismo che l'Italia ha sposato è quello catastrofista, cioè quello che dice c'è un'emergenza dovuta all'uomo, quanto sia, cioè, è aperto il dibattito se questa ipotesi, se questa sia la verità o un'ipotesi, c'è questa emergenza e quindi voi dovete cambiare l'auto, voi dovete pagare la tassa sul diesel, voi dovete, insomma, è un altro modo di aumentare il potere dello Stato, il dirigismo, e anche questa è una cosa che non dovrebbe piacere ai liberali. Poi ci sono delle notizie, vado in ordine sparso, che riguardano il costume o la cultura e che mettono in luce una sinistra attitudine a inchinarsi davanti a culture più aggressive o semplicemente più convinte, più forti della nostra. Allora, il ministro Fioramonti apre una polemica. Il ministro Fioramonti era quello delle merendine, ministro dell'istruzione, apre una polemica perché dice che tutto sommato bisognerebbe levare i crocifissi dalle scuole. Se ne parla da un'infinità di tempo. Francamente, il crocifisso, a parte qualche integralista musulmano, non offende nessuno. Il ministro però ha sentito il bisogno di aprire anche questo fronte. La Curia di Bologna, questa è una notizia di oggi, ha annunciato che nel giorno di San Petronio offrirà tortellini di pollo, quindi senza suino, e quindi appunto per venire incontro ai mangiatori di tortellini islamici. E la cosa che però mi ha colpito di più è la scultura che verrà posta nella Basilica di San Paolo a Roma e che è stata presentata dal Papa stesso in Piazza San Pietro in questi giorni. Questa scultura ha una cosa veramente curiosa, cioè guardate bene e ditemi dov'è la Madonna. Se riuscite a trovare la Madonna e Giuseppe, vi do un premio. Pare che ci sia anche Gesù, però lì è ancora più complicato individuarlo. Strano perché nel bozzetto iniziale la Madonna stava in prima fila.